Non accontentarti del mediocre se hai l'eccellenza a portata di click. Eccellenze a Campo Reale, un portale dedicato ai prodotti dell'agroalimentare e dell'artigianato della nostra terra, unica nel suo genere, Campo Reale. Un progetto comune nato da un gruppo di cittadini e di imprenditori con la passione per il particolare e per la propria terra, che vogliono far conoscere e condividere solo le eccellenze della propria comunità. Un portale facile da navigare, dove ogni prodotto o servizio viene descritto con cura e può essere acquistato in totale sicurezza. Vi basta un click e contatti direttamente il produttore. Tutti partner selezionati con cura per affidabilità e qualità, pronti a rispondere ad ogni vostra richiesta. Agricoltura, commercio, artigianato. Una vetrina dedicata ai migliori prodotti e servizi. Carni, salumi, formaggi, pizza, pasta, vini, prodotti a chilometro zero. E ancora, infissi, porte, arredamenti e design, lavorazione del vetro, metalli ed edilizia. Tutti prodotti agricoli e dell'artigianato locale, realizzati con estrema cura ed dedizione. www.eccellenzeaccamporeale.it, una piattaforma multicanale che supporta le eccellenze a Campo Reale. Non accontentarti del mediocre, se hai l'eccellenza a portata di click. Formazione ed istruzione, perché solo la conoscenza rende liberi. Servizi alla persona, perché vi è più gioia nel donare che nel ricevere. Ricerca e sviluppo, perché nella ricerca alberga lo sviluppo, il solo in grado di rendere abili di scegliere. Progettazione ed erogazione di servizi di promozione, marketing e comunicazione, perché nel comunicare spesso si nasconde la soluzione. Associazione Progetto Giovani, innovativi per tradizione. Dal 2007 Medi Networks offre alle aziende e ai privati sistemi di connessione evoluti, basati su tecnologie che permettono di far arrivare internet veloce ad Alcamo e in tutta la Sicilia. Offriamo soluzioni su misura e ti assistiamo passo dopo passo per migliorare l'operatività della tua azienda e connettere la tua casa senza DSL alla rete internet veloce. La nostra rete è senza cavi e portiamo la banda larga ovunque. Grazie ad una tecnologia che permette di raggiungere anche zone non coperte da servizi di connettività tradizionali. Potrai telefonare e navigare senza linea fissa o abbonamenti telefonici ad altri operatori e con tempi di attivazione immediati. A noi bastano 2 ore. Medi Networks, tecnologia evoluta che cresce insieme a te. Medi Networks, il tuo internet service provider di fiducia. Internet a banda larga a partire da 10 euro al mese. Connessioni in fibra 100 MB in promo a soli 23,80 euro al mese. Medi Networks, il migliore servizio al miglior prezzo. Chiama ora allo 0924 51 45 61. Per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Per risparmiare soldi ed energia. Per portare la luce del sole nelle nostre case. Perché cambiare si può. Perché non è ancora troppo tardi. Lemon Sistemi. Tutti i colori dell'energia.
AP Web Radio presenta I segreti delle tombe di Giovanna Lucido. Buonasera, buonasera e benvenuti in diretta qui sulla pagina Facebook di AP Web Radio and Social TV. Benvenuti anche su Video Sicilia, che questa sera manderà la diretta in differita, ma comunque saremo lo stesso su Video Sicilia. Grazie a Girolamo Turano. Come domenica scorsa, puntualissimi, un altro appuntamento, il quarto di preciso, con I segreti delle tombe, un programma di Giovanna Lucido. Questa sera ospite Sveva Molinaro. Buonasera Giovanna, buonasera Sveva. Buonasera. Buonasera. Come va? Come va? Come state? Tutto bene, tutto bene. Prego Giovanna, a te la parola. Io prima di iniziare però volevo fare un saluto speciale. Sì, dobbiamo salutare una persona molto speciale a cui io voglio tanto, tanto, tanto bene, che è il mio cuginetto che mi segue da Torino, Moncalieri, che si chiama Antonino. Ciao Antonino! Ciao Antonino! E allora, Giovanna, ma di che cosa parleremo questa sera? Allora Paolo, io prima di cominciare il racconto e prima di parlare con Sveva, volevo dedicare 5 minuti a una persona per me molto speciale. Alcuni lo sanno perché ho condiviso un post su di lui, chi mi segue lo sa, ed è un ragazzo che si chiamava Igino Perniciaro, ed era un ragazzo che ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Questo ragazzo è morto il 27 marzo 1919. Praticamente è a guerra finita. Diciamo che lui si trovava su questa nave che stava partendo, che stava uscendo dal molo di Venezia, diretta a Pola, e 5 minuti dopo l'uscita di questa nave dal molo di Venezia, dal canale di Venezia, è esplosa e non si sa perché. Sono morti con lui 200 soldati e non si sa come mai questa nave sia esplosa, non si sa perché una nave, questa nave era diretta a Pola, c'è stato un insabbiamento da parte dello Stato anche verso i media che riportavano dei trafiletti così sull'aggiornamento della situazione, sul recupero dei corpi e quant'altro, ma lo Stato allora ha cercato di insabbiare tutto. Molti storici credono che questo sia successo perché questa nave stava, appunto era diretta a Pola
In quel periodo c'era una riunione a Parigi dove, molto importante, dove si stavano decidendo i confini della nuova Europa. Questa nave esplosa perché aveva un carico ufficiale di benzina in latta, munizioni, barili di Marsala. C'è stata anche una leggerezza del comandante che comunque è un disperso di questa nave, non si è più trovato il corpo. Non lo so, non c'erano divieti di fumare sulla nave, comunque questa nave è esplosa e in questa esplosione è morto questo ragazzo che si chiama Igino. Ieri è stato il suo 102esimo anniversario di morte, io l'ho ricordato con un post. E gli ho fatto un regalo personale che adesso tu manderai in onda. Sì, posso? Sì, vai. Hai Gino. Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia all'ombra dei fossi, ma son mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati. Non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi, ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve. Il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati, Piero, fermati adesso, e lascia che il vento ti passi un po' addosso. Dei morti in battaglia ti porti la voce. Chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non l'udisti, e il tempo passava. Con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli, Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi un fucile, dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Brava Giovanna, complimenti. Mi emoziona sempre quando si parla di lui. Gino è sepolto qui nella mia città, nella sezione dei caduti, e io l'ho
Ci siamo incontrati per caso, ecco, passeggiavo nel cimitero e mi ha colpito questa foto di questo ragazzo con questi occhi azzurro mare, con questo viso così pulito, così bello. E diciamo che ho adottato la tomba di Gino e ogni domenica quando vado al cimitero passo sempre da lui a fargli un saluto e a mettergli un fiore. Sono tanti commenti molto positivi, c'è chi piange, c'è chi si è emozionato, c'è chi ha dei nodi alla gola e c'è chi ti dice complimenti tesoro. Grazie. Grazie. Era un piccolo regalo che ho voluto fare per il suo anniversario di morte. Possiamo, se Bene. volete, andare avanti così, perché sennò poi mi emoziono Sì, sì, troppo sì. No, 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 non e non vogliamo so vederti se. piangere, preferiamo vederti sorridere. Che dici, Sveva? Meglio vederla sorridere e non arrabbiata e non che piange, non che piange. Chi l'ha vista arrabbiata, Giovanna, sa che davvero, 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 vorrebbe non vederla mai più arrabbiata. Giovanna, allora, Non oltre... mi arrabbio mai. Sì, Non mi arrabbio. infatti, il problema è quando ti arrabbi. Oltre a Igino, di che cosa ci volevi raccontare questa sera? Di che storia ci vuoi deliziare questa sera? Oggi parleremo di una donna. La maggior parte dei miei racconti parlano di donne, perché secondo me le donne non hanno mai avuto il giusto posto nella storia. Sono sempre state tenute in maniera marginale, quindi la maggior parte delle storie di cui mi occupo sono di donne. E questa è una donna che è stata vittima di femminicidio. Quindi vi racconterò la storia di Elva Zona Ester. Della vita di Elva Zona Ester prima del suo omicidio non si sa quasi niente, tranne che nacque nella contea di Granbier intorno al 1873 e che ebbe un figlio fuori dal matrimonio nel 1895. Nell'ottobre del 1896 incontrò Erasmus Stribling Shue, noto come True, che si era trasferito nella contea di Granbier in cerca di una nuova vita lavorativa e aveva trovato impiego come fabbro. I due si incontrano non molto tempo dopo il suo arrivo in città, si innamorano e presto si sposano. Nonostante l'obiezione della madre di Zona, Mary Jane Esther, che aveva preso un'immediata antipatia per True. Per lei il genero era, diciamo, il diavolo in persona. La coppia visse pacificamente per un breve periodo, ma il 23 gennaio del 1897 il corpo di Zona fu scoperto a casa da un giovane ragazzo che era stato inviato dal marito a fare una commissione. Il ragazzo trovò Zona sdraiata, distesa ai piedi delle scale, con i piedi uniti e la mano poggiata sulla pancia. Quando dopo più di un'ora arrivò il dottore, il marito, che nel frattempo era stato avvisato ed era corso a casa, aveva già portato il corpo di sua moglie sopra, in camera da letto, e l'aveva adagiata sul letto. L'aveva vestita con un abito dallo scollo alto e le aveva messo un velo sul viso. Questo fatto era insolito, poiché tradizionalmente, scusate, il lavoro di lavare e preparare il corpo per la sepoltura era compito delle donne della comunità, nella fattispecie, in questo caso, della madre di Zona. True rimase vicino al cadavere, mentre il dottore lo esaminava, cullandogli la testa fra le mani e piangendo disperato. Il medico, notando il dolore del marito, esaminò velocemente il corpo, concludendo che Zona era morta per un aborto spontaneo. Si dice che quando i genitori di Zona furono informati della sua morte, la madre disse: "Il diavolo l'ha uccisa". Durante la veglia, il comportamento del marito
cominciò a destare non pochi sospetti. Aveva messo al collo di zona un grande foulard, spiegando ai presenti che era il preferito di zona. Non permetteva a nessuno di avvicinarsi alla bara e aveva posizionato un cuscino da un lato della testa e dall'altro lato un lenzuolo. Fu proprio questo lenzuolo, immerso in una bacinella da Mary Jane per essere lavato dopo il funerale, che tinse l'acqua di rosso. Questo fu interpretato come un segno dalla madre di Zona, che era sempre più convinta che il genero avesse ucciso sua figlia. Iniziò a pregare ogni notte, chiedendo a Zona di tornare da lei per spiegarle cosa era realmente accaduto. Dopo 4 settimane, le preghiere furono esaudite e Zona apparve a sua madre. Le raccontò che il marito l'aveva uccisa. In un impeto di rabbia, rompendole il collo perché non aveva cucinato della carne. Zona tornò dalla madre per le 4 notti successive, raccontandole tutti i dettagli del suo omicidio. Mary Jane, così, ottenne dal pubblico ministero la riapertura del caso, aiutata dal fatto che nella contea molti avevano i dubbi sul fatto che Zona fosse stata assassinata dal marito, incluso il dottore che aveva esaminato il corpo, il quale dichiarò di non aver effettuato un esame completo del corpo. Zona fu esumata il 22 febbraio del 1897. L'autopsia durò 3 giorni e si scoprì che il suo collo era stato effettivamente rotto e la trachea schiacciata. Sulla gola c'erano segni evidenti di dita che indicavano che era stata strangolata. Sulla base di queste nuove prove, True fu arrestato e accusato di omicidio di sua moglie. Durante il processo si scoprì che era già stato sposato altre 2 volte. Il primo matrimonio era finito con un divorzio e con la prima moglie che lo accusava di crudeltà, e la sua seconda moglie invece era morta in circostanze misteriose un anno dopo il matrimonio. Il processo iniziò il 22 giugno del 1897 e la madre di Zona fu la testimone principale. Molte persone della comunità credettero al suo racconto, compresa la giuria. True fu riconosciuto colpevole di omicidio e condannato all'ergastolo e trasferito nel penitenziario della statale della Virginia Occidentale, dove morì 3 anni dopo per un'epidemia sconosciuta e sepolto in una tomba anonima nel cimitero locale. Lo stato del Virginia ha eretto un monumento vicino al cimitero dove è sepolta Zona, in cui si legge: "Sepolta nel vicino cimitero è Zona Esther Shue. La sua morte nel 1897 fu presunta naturale fino a quando il suo spirito apparve a sua madre per descrivere come fu uccisa dal marito Edward. L'autopsia sul corpo riesumato ha verificato il racconto dell'apparizione. Edward, riconosciuto colpevole di omicidio, è stato condannato alla prigione di Stato. Unico caso noto in cui la testimonianza del fantasma ha aiutato a condannare l'assassino. Molto interessante, Giovanna, soprattutto il fatto che ci sia stato, che questo racconto abbia come protagonista proprio la stessa assassinata, cioè la stessa morta ritorna dall'aldilà, viene nell'aldiqua proprio per Per raccontare avere e per avere giustizia. Questa è una cosa. È una cosa davvero, davvero strana e io ritengo che tu abbia non invitato è il primo Sveva. caso. Sì, non è il primo caso. Ci sono stati molti casi registrati simili alla storia di Zona. Io ho invitato Sveva perché Sveva è una medium. Quindi è continuamente in contatto con le entità, con i defunti, li vede, ci parla, si fa le chiacchierate, a volte si piazzano a casa sua per giorni a fissare la lavatrice. L'Etrusco. L'Etrusco. Mi ricordo l'Etrusco, sì. Allora, Sveva, Sì. secondo te,
quanto c'è di vero in questa storia? Quindi dove si ferma la leggenda e dove inizia la realtà? Guarda, dove si fermi la leggenda è difficile da trovare. Perché? Perché appunto, come hai detto anche tu, ci sono stati molti casi simili alla situazione appunto raccontata in questa tua puntata. E un po' in tutti gli anni ci sono leggende antiche che ne parlano e ci sono anche casi moderni. Ricordo un caso successo in Liguria che era quasi identico, solo che in quel caso lì, non avendo parenti, il fantasma era andato a contattare una medium, appunto, per fargli capire chi era stato il suo assassino e via dicendo. Perché i defunti tendenzialmente non hanno un interesse, come si fanno vedere nei film, a voler fare giustizia per il loro omicidio e via dicendo, quello non gliene frega più di tanto, perché tanto una volta che sono morti non gli interessa più la vita che avevano fatto, ma lo fanno a volte per gli altri, per il contorno. Per esempio, nel caso della tua storia, sicuramente la ragazza è andata dalla madre proprio per aiutare la madre ad accettare la cosa e in qualche modo a trovare la sua vendetta, sì, la sua giustizia, ma per la mamma, cioè era la mamma che aveva bisogno di fare giustizia. Allora, Sveva, tu sei mai stata nell'aldilà? Diciamo che l'ho visto esserci stata fisicamente, ancora no, in No, questa. vabbè, per fortuna sei con noi, ci Ci sono rimarrai ancora per tantissimo tempo. Però, stata tra una reincarnazione e l'altra, sì. ci siamo stati tutti tra una reincarnazione e l'altra, ma quello che volevo sapere da te, tu nei tuoi viaggi astrali, insomma, sei andata a sbirciare cosa c'è dall'altra parte? Assolutamente sì, E diciamo allora che raccontaci cosa c'è dall'altra parte? c'è tutto e non c'è niente. Perché la quarta dimensione, che poi io chiamo quantum, è malleabile dal pensiero stesso. Per cui l'aspetto, come noi lo intendiamo, cioè noi vivi, come noi intendiamo il vedere, l'aspetto materiale, di là non è reale, cambia a seconda di come tu lo formi col tuo pensiero. Allora, cristianamente parlando, si pensa all'aldilà come un giardino immerso fra le nuvole, contornato di angeli piumati. È così, non è così? O è così perché ce lo immaginiamo noi così, giusto? Quello che Esatto, se ho capito bene. esatto. Però, se non mi sbaglio, qualche volta ti ho sentita parlare di una piazza. La piazza dell'attesa, Sì. quella si comincia a vedere nel momento in cui l'anima di ritorno nell'oltre, appunto alla fine di una vita terrena, inizia a ricordare e a capire che deve uscire dalla sua mentalità religiosa, ideologica e via dicendo. Nel momento in cui un'anima esce dalla mentalità religiosa o ideologica che sia, inizia a vedere ciò che c'è realmente. Di questo, diciamo, forse per semplificare un po' la comprensione alle anime, c'è questa forma di una piazza che viene chiamata appunto la piazza dell'attesa in italiano, probabilmente in altre lingue avrà altri nomi, dove le anime si soffermano e rimangono praticamente lì o possono decidere di rientrare nella terza dimensione, insomma, si spostano. È una linea di confine. Questo perché abbiamo sempre detto che la quarta dimensione è sovrapposta alla terza dimensione, che è la Esatto. nostra. Quindi
Quindi loro possono fare avanti e indietro quando e come vogliono, indisturbati. Esatto. Giusto. Loro sono, non è che fanno avanti e indietro, loro sono sovrapposti a noi. È come mettere due negativi di una volta, quelli delle macchine fotografiche, uno sopra l'altro. Quindi si vedranno entrambe le immagini contro luce, anche se non sono nello stesso negativo. È un po' difficile da comprendere, però... Sì, è un po' difficile da accettare per chi magari è ancora radicato a, diciamo, i dettami delle religioni, perché... Esatto. Insomma, quello che ci insegnano e che ci inculcano è totalmente diverso da quello che poi forse è la realtà, giusto? Esatto, ci insegnano praticamente, le religioni insegnano di un capo supremo, insegnano a essere sottomessi a questo capo, nel bene o nel male che sia, però insegnano a essere sottomessi. E soprattutto insegnano una cosa che a mio avviso è sbagliatissima, che è una sorta di ricatto spirituale. Se tu pensi ai fioretti cristiani, il fioretto è un ricatto a un'entità superiore, perché tu gli dici: se tu mi dai questo, io allora faccio questo. È un ricatto, non ha niente di spirituale un fioretto, è una cosa assurda a livello di spiritualità. Mentre invece il discorso del bilanciamento delle energie cosmiche da parte del quantum, da parte delle dimensioni elevate, è proprio che più tu fai e più attiri ciò che fai. Quindi non serve l'azione in sé, ma serve il perché tu compi quell'azione. È un discorso totalmente differente, non hai ipocrisia. Guarda, io penso che tutto questo sia stato magari macchinato dalla Chiesa per controllare le persone, perché comunque... Ma guarda, non è solo la Chiesa, è tutte le religioni, soprattutto le monoteiste, ma in generale tutte, parti dal cristianesimo, l'ebraismo, l'islamismo, l'induismo, tutte le religioni che hanno una forma di sottomissione verso un Dio, in automatico porta l'essere umano a essere ipocrita, a fare determinate cose solo per ottenere e non perché senta realmente di doverle fare, questo sia nel bene che nel male. Anche il satanista errato fa cose che non vanno bene in nome del suo Satana, è la stessa cosa, cioè c'è sempre un Dio monoteista, cioè un Dio unico che comanda e tu fai vedere che sei un paggetto. non ha un niente di spiritualità. Sì. Senti, come funziona per loro interagire con noi? Cioè, spiegaci come tu che interagisci con loro, spiegaci come funziona questa cosa. Allora, tutti quasi dicono che se ci fosse si farebbe vedere, si farebbe sentire, ma intanto bisogna essere ricettivi noi, non tutti possono vederli, sentirli, sognarli e via dicendo, bisogna avere certe peculiarità aperte, che si possono aprire bene o male, quasi in tutti, però bisogna averle aperte, se ce l'hai atrofizzate non hai modo di collegarti in nessun modo con loro. Ma anche dall'altra parte devono essere capaci. Non è che il defunto quando muore diventa un santo patrono magico alla Sailor Moon che riesce Aspetta, a fare... Questa è una cosa importante, perché ricordiamoci, qua in Sicilia si dice quando la vecchia morì si mise l'abito di Dio. No, non è così, perché chi muore non diventa un santo, rimane quello che era sulla terra, giusto? Esattamente. Con lo stesso carattere, con gli stessi difetti, con lo stesso modo di pensare, con lo stesso essere. Esatto, e quindi anche con le sue limitazioni o le sue aperture. Una persona che è, diciamo, non è molto aperta a livello mentale, anche da anima, non riesce a imparare
dall'altra parte, come gestire per esempio l'incontro in un sogno lucido o un'apparizione e via dicendo. Quindi oltre a essere ricettivi noi, anche loro devono essere capaci a fare certe cose. Io a volte ho sentito delle frasi assurde: se ci fosse mi aiuterebbe. Ma come ti aiuta? Se c'hai una malattia e tua nonna era viva, non è che da viva poteva toglierti la malattia, e da morte è uguale, non te la può togliere la malattia, non è diventata all'improvviso maga magella. C'è la credenza che un defunto possa aiutare in qualche modo un vivo, forse ne può influenzare le scelte, ma leggermente, ne manco più di tanto, giusto? Può, ma non può, come dici tu, guarire una persona malata e fare vincere un milione di euro in altro. Insomma, no, può regalarti Lambo da 50 euro se proprio è il tuo compleanno, poi finisce lì. Sì. Allora, Sera, ti volevo chiedere di raccontarci una storia, tra virgolette, una tua esperienza, la più particolare che hai avuto in tutti questi anni, perché tu sei nata da medium, no? Però quella che magari è la più significativa, quella che ti ha fatto più ridere, quella che ti ha fatto più arrabbiare, una in particolare. Ma guarda, forse quella che mi ha lasciato un po' più interdetta, perché non ho capito chi ho incontrato. Tanti anni fa io ho avuto un periodo nel quale avevo proprio la necessità di andare tutti i giorni in un certo cimitero a trovare una tomba, a portare dei fiori e via dicendo. Quel giorno ci andavo tutti i giorni, erano mesi e mesi che ci andavo. Quel giorno era venuta la neve, a Genova non nevica mai, ma quando nevica, quella volta lì era venuta una montagna di neve, e io sono partita e sono andata su verso questo cimitero lo stesso. Mentre andavo su con la corriera, la mia amica che abitava lì vicino mi dice: guarda che mi sa che il cimitero è chiuso, per telefono, non stare a venire su. E ci dico: io ci provo lo stesso, perché ci devo andare tutti i giorni. Arrivo davanti a questo cimitero e vedo che c'era il guardiano, che lo conoscevo perché ci andavo tutti i giorni, quindi ci conoscevamo bene, che litigava con un signore che aveva portato dei marmi, delle cose. Gli diceva: non ti posso far entrare, non ho neanche le chiavi. E il vecchietto, sto signore qua, con i marmi, arrabbiatissimo, perché voleva depositare queste cose. Io, vedendo che litigavano, ho detto: faccio finta di niente, me ne vado. Me ne stavo andando e lui mi dice: tu no, tu ferma qua. E io, vabbè, io, sì, tu, ferma, va bene. Insomma, che questo dei marmi se ne va e il guardiano mi dice: vieni qua. Vado lì e ho notato che l'ho guardato da dietro al cancello, era lui, era quello che vedevo sempre, però aveva gli occhi verdi accesissimi, sembravano due lampadine. E io mi ricordavo che invece li avesse castani, però sul momento non ci ho fatto tanto caso. Mi dice: guarda, tu puoi entrare, entri dalla porta secondaria. E era dentro a un bosco, insomma, faccio tutto il giro, entro e seguo le sue impronte per trovare l'entrata nella neve. Vado dalla tomba dove dovevo andare e poi dopo 40 minuti esco. Faccio per suonare, per dirgli grazie che mi hai fatto passare tutto quanto, e non c'era nessuno. Mi sono quasi arrabbiata, perché dico: il cimitero è chiuso, c'è la neve, ma ho mollato da sola qua come una scema, se n'è andato. Vabbè. Scendo giù fuori dal cimitero, vado al bar a prendermi un caffè, c'era un freddo bestiale, lo vedo passare in su il guardiano, che mi guarda dall'altra parte del marciapiede e mi dice: non stare a salire oggi, perché c'è pieno di neve e il cimitero è chiuso. E io, come ti ho guardato? Ok. Non era il guardiano quello che fa. Certo che per te questo sarà, fra virgolette, la normalità, più o meno, no, Sveva? Sì, infatti. Magari fosse successo a qualcun altro,
si sarebbe posto il dubbio, oddio, sto impazzendo perché poco fa. Bene, bene. Paolo, mi sa che noi siamo arrivati a conclusione di questa puntata, la nostra mezz'ora a disposizione è terminata. Sì, Gli Giovanna, appuntamenti con la nostra... intanto volevo salutare Sono... tutti quelli che sono collegati Sì. finora, sono tantissimi, i messaggi sono davvero tanti e molto interessanti. Vi poi invito, una volta chiusa la diretta, ad andarli a rileggere e soprattutto, se c'è da dare qualche risposta, dare anche le vostre risposte personali, sia Sveva che Giovanna. Certo, la prima lo fa sempre, eh? Sì, Poi vado a no, dire che assolutamente. risponde a tutti quanti. Assolutamente sì. Poi vi ricordiamo Questo che... era il nostro ultimo. Sì, volevo Sì, ricordare Paolo, dimmi. soltanto che la settimana entrante, la domenica prossima, è Pasqua, per cui non andremo in onda perché è chiaramente una domenica sabatica, e si dice così, ci dedichiamo praticamente alla festività, per cui il nostro appuntamento slitta di una settimana, quindi la domenica successiva a quella della Pasqua. Non Io vi... perdetevi l'appuntamento della domenica successiva perché sarà una puntata bellissima. Parleremo di un argomento molto bello, di una famiglia molto famosa. Avremo come ospite uno degli ultimi discendenti di questa famiglia. Quindi non perdetevi la prossima puntata perché sarà una puntata bellissima. Questa qui era l'ultima puntata in compagnia della mia meravigliosa, bellissima, stupenda, fantastica Sveva, che ringraziamo, però magari chissà se a settembre, ottobre ci sarà qualche sorpresa, giusto Sveva? Vediamo, vediamo, vediamo. Allora io ringrazio tutti. Grazie sempre di sostenerci, ascoltarci, essere presenti. Vi abbraccio tutti e non ci vediamo domenica prossima, ci vediamo l'altra ancora. Un bacio a tutti, grazie. Grazie.